La finish area di Rumerlo, dove già si respira aria di mondiale, una tappa in centro e poi la grande area di Fiames, dove potrebbe sorgere un villaggio olimpico riutilizzabile in altri contesti. La commissione di valutazione del CIO è arrivata a Cortina per soppesare da vicino le implicazioni di un'eventuale assegnazione dei giochi invernali del 2026 all'Italia, oltre che per immaginare la trasformazione di alcuni siti. Uno di questi è proprio l'ex aeroporto di Fiames, pronto ad ospitare un complesso per l'accoglienza degli atleti, dei media e del personale tecnico. Poi ci sarà il recupero della pista di Bob Eugenio Monti, candidata a diventare un centro federale. E infine la collocazione della Medal Plaza, il luogo delle premiazioni. Si poteva ipotizzare magari un luogo iconico come poteva essere il trampolino, che verrà non per le competizioni restaurato, ma noi vogliamo pensarlo nell'area antistante lo stadio, perché si crea una vera atmosfera che tu dal centro di Cortina, da tutta Cortina, tu a piedi sei in condizione di vivere questa atmosfera senza dover ammazzarti, lo dico nel senso buono ovviamente, per arrivare all'ultimo secondo, perché è facilmente raggiungibile. Questo credo che sia una caratteristica che al momento mi sembra che solo Cortina può avere. Per quanto riguarda le piste da sci, Cortina è già attrezzata anche in virtù del mondiale, ormai alle porte. È stato presentato un dossier dove le opere sono già pronte, quindi c'è la parte dello sci alpino femminile che non deve avere, diciamo, dei grossi interventi. Si dovrà migliorare indubbiamente qualche dettaglio per le Paralimpiadi, dove andremo a fare degli esami nel caso vincessimo la candidatura. E quindi in realtà questa parte facilita molto il giudizio della commissione che è arrivata qui a Cortina. Cortina si è candidata insieme a Milano con il supporto del Trentino Alto Adige. Il motto della candidatura è Dreaming Together, ovvero sognare insieme. E anche Cristian Ghedina, uno che di Olimpiadi sugli sci ne ha vissute 5, a questo punto ha un sogno. Per me è stato fantastico poter essere qui e vivere, allenarmi qua e poter vivere un'Olimpiade nel 2026 qua nel mio paese. Non avrebbe uguali.